Ci sono almeno tre ragioni per cui adesso è il momento di creare nuovi contenuti di valore per la tua attività, siano essi in forma di testo, audio o video, non ha importanza. Primo, le persone hanno più tempo di prima per consumare contenuti. Nel bene e nel male, tutto il tempo che prima era trascorso ampiamente andando a cena fuori, in palestra, a fare shopping, ora è trascorso a casa e presumibilmente sul web. Anche se le cose, speriamo, tornino presto alla normalità, in molti si stanno rendendo conto che digitalizzare la propria attività o parte di essa non è più un'opzione, è diventata una necessità. Più persone entreranno la sfera web, rendendola ancora più affollata. Quindi se c'è un momento per cominciare a farti conoscere, è adesso. E terza e ultima ragione non meno importante è il fatto che creare contenuti digitali è super economico. Naturalmente richiede un po' di tempo, ma è un assetto super prezioso che, creato una volta, può continuare a lavorare per te. Da dove si comincia quindi? Te lo dico tra un secondo, prima però, se stai guardando questo video da YouTube, ricorda di iscriverti al canale attivando la campanellina, perché altrimenti iscriverti è piuttosto inutile. E ricorda anche, invece, se stai guardando questo video da altre piattaforme, di salvare il post e di condividerlo con chi pensi ne abbia bisogno. Ok, da dove si comincia? Allora, è più semplice di quanto pensi. Si comincia cominciando. No, non sto scherzando. Scegli un format di contenuto che meglio risponde alle tue esigenze e parti da lì. Ignora le mode, quindi se anche i video vanno di gran moda in questo periodo e tu ami scrivere, fregatene e scrivi. La costanza prima di tutto. E condividere contenuti una volta a settimana è ideale per creare una relazione di fiducia con chi ti segue e per farti conoscere più rapidamente. Quindi scegli la modalità che ti consente di essere costante in questo senso, senza farti venire voglia di gettare la spugna. Se ti è possibile inoltre, è sempre utile creare più contenuti insieme, in maniera da giocare sempre d'anticipo di una o due settimane e non ritrovarti con la pressione di dover fare tutto in pochissimi giorni. Quindi fissa in calendario quando lavorerai alla creazione dei contenuti e quando ti occuperai della loro pubblicazione, così da farlo diventare un appuntamento non rinviabile. Ti avverto però, non ci vorrà molto prima che tu venga attaccato dal mostro del perfezionismo. Ed è qui che si gioca la vera partita. Fatto è meglio che perfetto, e anche se non ogni singolo video, blog post o podcast sarà all'altezza delle tue aspettative, ci sarà sempre tempo per migliorarti. E anzi, continuare a pubblicare è la chiave per riuscirci. All'inizio, per un bel po' di tempo, sembrerà che nessuno ti veda o ti ascolti. Ed è normale. Le persone hanno bisogno di tempo per cominciare a conoscerti, apprezzarti e fidarsi di te. E il modo migliore per riuscirci è attraverso contenuti di valore condivisi con costanza sulle piattaforme che scegli. A proposito, non cercare di essere dappertutto perché finisci per non essere da nessuna parte. Scegli due piattaforme social al massimo e concentrati su quelle. Ma soprattutto, invece che preoccuparti di quanti mi piace hanno i tuoi post, assicurati di avere un sito web semplice ma completo che consenta alle persone di registrarsi attraverso un form di iscrizione e ricevere qualcosa di gratuito per conoscerti, per apprezzarti, per fidarsi delle tue competenze. La tua lista di iscritti via mail è il tuo assetto più prezioso. I social media sono essenziali nel tuo piano di comunicazione, ma l'ultima cosa che vuoi è creare un business che dipenda dai social. Guardala così. I social sono come delle camere d'hotel che frequenti di tanto in tanto, magari per andare in ferie, attenendoti a delle regole, ma che prima o poi potresti dover lasciare. Il tuo sito e la tua lista sono case di proprietà che gestisci come e quanto vuoi. Quindi concentra la tua creatività sulla stesura di un funnel di email che sia ricco di valore. Puoi anche chiamare la newsletter con un nome riconoscibile e fare in modo che esca sempre lo stesso giorno della settimana, in modo da creare un appuntamento prevedibile e atteso per chi ti segue. Abbraccia il processo, dimenticati del risultato per un momento e vedrai che i risultati arriveranno prima di quanto immagini. Se questo video ti è stato utile, fammelo sapere con un commento qui sotto e ricordati di condividerlo con tutti i tuoi amici, soprattutto quelli che devono assolutamente ascoltare queste parole. Noi ci vediamo alla prossima.